L'Aena Operaia da Reggio Emilia. L'Aena Operaia da Milano, manifestazione della FOI, un concivato. Io ti trovo sempre, purtroppo. O frequentiamo gli stessi ambienti sbagliati. Purtroppo per te no. Io sono un operaio, sono orgoglioso. Te sei un politico, sei in una condizione. Ma io ti ho incontrato anche a parlare di biciclette. Lo so. Ascolta, Pippo, riparto con la domanda di Roma. Quando è che ti metti dal PD? Se il PD va avanti così, molto presto, purtroppo. Non avrei voluto, ma è chiaro che qua c'è un problema grande come questa manifestazione. Vedi che lo dice, è d'accordo anche quello là. Se non altro mandano a fanculo Renzi e non me, diciamo, per ora. Quindi, adesso rispondendo di seriamente, io spero che nel PD ci sia qualcuno che vuole dimostrare di essere diverso, non rispetto al fatto ideologico, ma a quello che stiamo votando. Se così non sarà e tutti voteranno serenamente per questo Jobs Act, io voterò contro e poi deciderò cosa fare. Allora, è un po' di tempo che io ti conosco, no? Visto che ci incontriamo ogni tanto, no? Sinceramente adesso, devi dirmi in percentuale quanto conta lo stipendio che pigliate da deputati rispetto a quello che dovreste fare. No, ma guarda che io non ho il problema, perché posso smettere, posso tornare con un altro partito, non è un problema personale, lo voglio dire perché malizia. Su altri è chiaro che avere ti rispondo in un modo più serio, non che la tua domanda non lo sia, ma un grande partito garantisce di più di un partito piccolo, per cui, però non è il mio problema. Non è il tuo problema? No, perché non ho problemi per me, evidentemente, no? Ci si riesce a ricompattare attorno qualche persona, un qualcosa che sia veramente di sinistra? Perché è mia, lo dico in reggiana, è mia. Lo so, e infatti io sto lavorando perché ce ne siano di più. Occhio a quello che dici, lo vede Renzi, dopo dici, oh Pippo ancora. Non so se Renzi guarda il tuo canale di YouTube, glielo, ma se vuoi gli mando il link. Glielo faccio arrivare, mandali il link, ma io comunque cerco di farle arrivare. Dai, ci salutiamo, dai. Niente, Pippo. Anche perché fai la stessa domanda da quando ti conosco. Pippo, beh, perché tu non ti dimetti, capito? E quando mi dimetto però non mi fai più le domande. Non è mica vero. Pippo, visto che tanta gente comunque ti carica dappertutto nel senso positivo, no? Dai Pippo, perché la gente lo vede che tu ci sei sempre comunque, no? Bisogna anche, secondo me, farlo coi fatti a volte. Dopodiché. Sì, però io non è che purtroppo io mi sono candidato a fare il segretario del PD. Sì. Dopodiché tutti hanno votato per mandare Renzi a Palazzo Chigi, io non ero d'accordo, ho votato contro in direzione e poi avevo già la domanda che mi facevi tu. Sostieni il governo o esci? Allora, ho sopportato per alcuni mesi alcune cose. Adesso arriviamo a un passaggio molto delicato, vediamo cosa succederà. Bene, allora da Milano, la Iena Operaia, Pippo Civati, se vuoi salutare la Iena Operaia. Salutiamo la Iena Operaia, mi ossessiona, ecco. Che cazzo devo Ciao Pippo, ciao. Manifestazione dove sei che non vengo? No, ti becco sempre, non ti preoccupare, ciao.